Festa della Donna 2021. Festeggiamo oggi la donna, che sia figlia, madre o nonna, con sapienza e abilità mostra la capacità di guidare a meraviglia tutta quanta la famiglia. Ogni giorno le sue dita a qualcosa danno vita, che sia un dolce o un bambino, una fiaba o un maglioncino. Lei sa rendere speciale anche il giorno più normale. Sparge intorno tanto amore lavorando con il cuore. Le dobbiamo riconoscenza, non possiamo farne senza. Auguri a tutte le donne. Vorrei restare qui. Musiche d'arpa e sussurri di poesia. L'anima mia si trasferì in un'oasi di pace, dove il mio cuore, assetato di quiete e stanco di tante violenze ascoltate, ha trovato spiragli di luce. Vorrei restare a lungo qui, dove la musica ti culla e la poesia ti fa sognare, e pensieri benevoli affiorano per tutti, specialmente per le adolescenti, future donne, affidati a uomini sbagliati, creature. Io vi parlo con un cuore di madre. Solo l'amore vero e sano potrà regalarvi la felicità. Non arrendetevi e lottate per la vostra libertà. Dedicato a tutte le donne, da Anna Maria Forgani. Sono Gettina Micalef. Vi presento i quadri che ho realizzato frequentando il corso di pittura sotto la guida della pittrice Teresa Colori. Inoltre vi leggerò una poesia che io stesso ho composto frequentando il corso di poesia che ha come tutor la poetessa Giusy Guarino. La mia poesia si intitola Auguri donna. Auguri alle donne che sorridono mentre il loro pianto appaga la mimosa, alle donne che vivono in solitudine, sognando la dolcezza di un amore perduto o mai trovato, alle donne umiliate e violentate che soffrono in silenzio, nascondendo il loro dolore. Donne tenaci, le cui lacrime, come rugiada, schiudono nuovi fiori, forza viva che dona speranza e fiducia nella vita. Volto di donna. Non era una donna, ma una porta dell'anima. Era fatta così, per metà donna e per metà sogno. Dovevi trovare il paradiso ogni volta che la guardavi negli occhi. Compagna di viaggio, sposata a una casa e nel suo sogno cullata. Il suo sguardo, affascinante paesaggio, faceva sembrare breve il cammino. Se sapessi descrivere la bellezza dei suoi occhi color fondo del mare, di un dolce naufragare in una tristezza infinita. Eppure occhi dai tratti così celesti, quando mi alzavi il tuo canto d'amore, mentre ripensi a tutte quelle felicità intraviste. Occhi amati per qualche istante segreto, occhi mai più rivisti, che, portati via da un destino diverso, non si trovano più. Ciao, sono Romana Franca, faccio il corso di acquarello, mi trovo molto bene perché mi piace molto disegnare, insomma, faccio quello che posso. Ok? E basta.
Auguro a tutti gli auguri della Chiesa della Donna e speriamo che questa pandemia finisca. Sono Giulia Rettignano, faccio parte sia del gruppo di poesia che del Cenacolo degli Artisti e la poesia che ora leggerò dedicata alla donna mi è stata ispirata da questo acquerello che ho riprodotto sulla base di una copertina di un libro. Sguardo di donna. Lo sguardo di una donna non vede solo le cose a lei vicine, va oltre il limite dello spazio. Lo sguardo di una donna supera gli ostacoli e abbraccia tutto il mondo. Comprende i desideri nascosti di chi le sta a cuore, le richieste di aiuto, amore, comprensione e solidarietà. Solo una donna, come vedetta su una roccia, coglie l'esistenza dell'universo con un unico sguardo, la mente aperta alla bellezza di ogni cosa, anche lontana, di cui riesce ad intuire l'esistenza. Grazie. Sono Giusy Guarino, leggerò una poesia dal titolo Come una roccia, tratta dal mio quinto libro che ha lo stesso titolo. La musa che mi ispira ha abbassato le ali. Non so dare parole all'angoscia che sento e che si annida furtiva con il suo peso opprimente tra i pensieri del giorno. Come una roccia erosa da attacchi continui, comincio a non credere alla mia consistenza, eppure il tempo nemico lavora a mio danno. Gocce salate scendono lentamente, silenziose come rugiada, colmano vuoti e calcificano fessure. Una nuova roccia saluta il mattino e, consapevole della sua forza, non teme le irruenze. Mostrerà i suoi lati più ispidi e spinosi per scoraggiare anche l'onda più audace. Buongiorno, mi chiamo Guglielmo Cappitta, sono allievo della poetessa Giusy Guarino e in occasione della festa della donna ho composto questa poesia dal titolo A te donna. Tu donna, figlia e madre, sorella e amica, moglie e amante, tu donna ispirata fonte di tanti poeti, scrigno di tanti amori, dolore di tanti cuori, tu donna grembo custode del segreto della vita, tu donna calpestata, umiliata, la tua innocenza violata, la tua esistenza spezzata, carpisci i raggi del sole, le gemme della terra e fanne un diadema che rafforza il tuo coraggio. Tu, donna, non dimenticare mai che, nonostante tutto, sei sempre la bellezza rubata a Venere, le perle del mare, i petali di saggezza del bouquet della vita, il porto sicuro di ogni speranza, il sogno di ogni uomo e, come novella figlia di Telamone, sorreggi i pilastri del cielo. Semplicemente donna, ti ho vista stamattina e sei sempre sbarazzina, sveglia, pronta, appassionata, sai organizzare la tua giornata, sai sempre cosa fare. Il tuo desiderio è tutti consolare, diffondere l'amore puro che splende anche nel cielo più scuro. È la tua vita a renderti bella, lucente come una stella. La gioia e non il dolore racchiudi nel profondo del cuore. Tu, donna, col prezioso dono dell'amore, speri sempre che intorno ci sia un mondo migliore. Ciao, sono Teresa Colore, sono la maestra delle allieve del corso di acquerello.
Questi sono i miei quadri e sono qui anche per dire una poesia rivolta alle donne. Il titolo: Sei tu, donna. Sei come i colori dell'arcobaleno e porti gioia in tanti cuori. Sei come il sole del mattino e doni luce in ogni luogo. Sei il futuro di questo mondo e la tua forza darà una nuova vita. Sei l'amore che dà amore, regina di questo regno. Sei lo splendore che non svanirà mai.